Thank you.
siate benvenuti, cacciatori, a questa messa, nella messa di questa comunità che vi aspettava, e noi finalmente la iniziamo insieme questa messa. Chiediamo al Signore di essere degni di incontrare Gesù nei suoi santi doni, anche per intercessione di Sant'Uberto, vostro patrono. Thank you.
Preghiamo. Ti roghiamo, Signore, perché dai vita all'acqua, ai boschi, ai fiori, agli animali, alle pianure, alle montagne e dal sole che li illumina. Thank you.
La caccia è la mia vita, ve l'ho detto tante volte quando vi ho incontrato, è il mio modo di essere, è la mia filosofia. Senza la caccia probabilmente non sarei quello che sono, non sarei la persona che sono, non riuscirei a mandare quel messaggio che voglio anche ai miei figli. La trovo una cosa straordinaria. La caccia è un momento, oltre che della mia vita e di filosofia, un momento di cultura. Rappresenta questa regione. Una volta un fringuello o un luias era una storia all'interno di una casa e di una famiglia. Era un messaggio di cultura, era un messaggio di tradizione. Era ciò che ci distingueva anche da altri, non era soltanto un uccello. Ce l'hanno portato via dalle case. La caccia è quell'espressione. Se ci portano via la caccia, sgretolano e portano via un pezzo importante di una cultura della terra che ci appartiene. E voi avete un dovere straordinariamente importante, che non è solo quello di difendere la domenica quando andate a caccia. Difendete una cultura, difendete una lingua, difendete un sapore, difendete una storia. Se siete consapevoli di questo ruolo, sapete anche qual è l'impegno per salvare la terra. Un saluto a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Voi scusate se ci sente così vi capirò senza chiedere per ogni volta. Benvenuti a Bastiano. Comunale. Ringrazio e saluto tutti gli ospiti presenti, i rappresentanti del Consiglio Comunale della Regione che sono presenti a vivi e partecipi alle esigenze di altri territori. Grazie a tutti, buonasera e buon lavoro. Buonasera a tutti, per noi è un momento importante, ma anche per voi chiaramente, perché queste feste come oggi, la messa e poi questa cena tutti insieme con gli amici cacciatori del Friuli Venezia Giulia, per noi rappresenta quello che voi rappresentate, l'attaccamento alla nostra terra e alla nostra regione. Devo dire che il mio consigliere regionale, i miei consiglieri, i miei colleghi del Consiglio regionale hanno deciso di delegare a me per portare il saluto del Consiglio regionale, quindi saremo anche più brevi. Ma il fatto che siamo così numerosi e presenti qua stasera significa che per noi la caccia è un valore importante e deve essere tutelato, aiutato e difeso. L'avvocato Ghizzi, che spesso viene al telefono per darci i consigli e forse anche le direttive giuste per tutelare la vostra realtà, la nostra realtà, dico la nostra realtà perché rappresenta il nostro territorio, dalle montagne alla pianura. Cercheremo in questi 4 anni di consiglio regionale che vediamo davanti a noi, cercheremo di portare avanti quelle modifiche necessarie e indispensabili per alleggerire tutta quella burocrazia che hanno creato a questa realtà, come la realtà sportiva, anche culturale e storica, dove a volte si stanno allontanando perché diventa difficile anche cacciare. Quindi noi siamo quella spugna che deve attrarre i vostri consigli per dare una soluzione e soprattutto per aiutare voi. Grazie.
Ed ora consegna di due onorificenze. Vorrei chiamare il professor Tenasso Giovanni e Borsetta Giorgio. Borsetta Lorenzo, eccoli qua, e due. Invitare